Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video molto molto particolare perché è in collaborazione con il gruppo di Facebook The Colors of YouTube. Per questo mese l'admin, le amministratrici, cioè Antonella e Azzurra, hanno deciso di fare anche un'altra collaborazione per quanto riguarda il gruppo di WhatsApp che si chiama ovviamente sempre The Colors of YouTube. Mi vedete in questo stato con la voce rauca, ma perché sono influenzata, ma ci tenevo tantissimo a fare questo video e quindi mi sono dato una sistemata un po', diciamo, mi sono messa così, tanto per, diciamo, non farvi spaventare, perché ci tengo tantissimo a fare questo video in collaborazione con loro. Io tengo tantissimo ad Antonella e al suo gruppo e sinceramente non volevo mancare. Allora, per questo mese, per questa collaborazione che riguarda WhatsApp, il nome di questa, diciamo, di questo tag tra virgolette è "quando il packaging ti colpisce". Allora, Antonella ha scritto super giù 6, se non mi sbaglio, sono 2, 4, 6, 8, no, 7 sono. 2, 4, 6, 7, sì, l'influenza mi sta dando alla testa. Sono 7, diciamo, domande e non vedo l'ora di farvi vedere le mie risposte. Allora, ovviamente questo video di che cosa si parla? Si parla di far vedere il packaging più particolari, più stravaganti che abbiamo nella nostra makeup collection. Prima domanda, il profumo con un packaging particolare. Allora, io non ho, sapete tutti che io non ho altri profumi che questo che vi faccio vedere, quindi per me è il packaging migliore del mondo e sto parlando del profumo della Iodema, che è Sophisticate, che è il dupe di The One di Dolce & Gabbana. È una boccettina semplicissima, molto molto semplice, ma che a me piace tantissimo perché è il mio profumo. Sì, sta... Sì, bah, che odore! Oddio! non sento niente. Comunque, a me piace tantissimo, non è di quei packaging particolari, ma a me piace il profumo, sinceramente. E avendone uno soltanto, è questo che vi faccio vedere. Andiamo avanti. La cipria con il packaging particolare. Allora, io ho tantissime ciprie di vari brand e sinceramente utilizzo di più quelle in polvere libera. Però oggi vi faccio vedere questa cipria qui, che è di una collezione di Kiko, e questa è della Waterflow Magic Perfect Powder ed è un'ottima, ottima cipria. Allora, prima di tutto il packaging mi piace tantissimo perché ha tutte queste, come si dice, pieghette qui, tutte in rilievo e mi strapiace tanto. Ma in più, oltre ad avere un packaging bellissimo, ha anche uno specchio, stavo per dire, sì, ha anche lo specchio, ma ha questo disegno in rilievo che è veramente stupendo, cioè guardate qua che bellezza, è molto molto bello e c'è disegnato un fiore che mi piace tantissimo. Quindi oltre ad avere il pack per quanto riguarda il, diciamo, che mi ha colpito, anche, diciamo, la decorazione del fiore è stupenda e mi piace tanto. Terzo, il blush con un packaging particolare. Allora, io ho tantissimi blush, vi posso anche far vedere svariati blush, però i packaging sono sempre i soliti, questi o, diciamo, trasparenti così. Ma quello che mi piace di più, perché mi piace tantissimo questa linea, e soprattutto perché ha dei packaging molto molto particolari, sto parlando di The Balm. Questo è il blush di The Balm e questo è Down Boy. Mi piace tantissimo perché oltre a essere tipo cartonato, proprio cartonato, ha anche dei disegni proprio tipo retro. E questa è una cosa che mi piace tantissimo. Mi piace il fatto che sia di cartone, così non c'è il rischio che se cade si rompa il packaging. E poi, soprattutto, quando togliamo la confezione, che tipo è la scatolina, il packaging del prodotto è sempre in, così disegnato e mi piace molto. Invece spesso trovate le scatole che sono belle decorate e poi il prodotto che è all'interno, diciamo, non mi piace molto.
E poi vabbè, ha un piccolo specchietto e qui ha il prodotto. Devo dire che è un bellissimo blush, oltre ad essere molto pigmentato, ma mi strapiace veramente di più il fatto del packaging. Il packaging veramente mi colpisce tantissimo. Allora, poi dice la quarta domanda è il pennello o i pennelli con un packaging particolare. Allora, sinceramente io non potevo non farvi vedere questi pennelli della Essence. Ve li faccio vedere veloce veloce. Ve ne prendo uno come, diciamo, esempio perché non voglio che il video diventi troppo grande. Già sto tossendo ogni 5 secondi, quindi. Allora, i packaging sono fantastici. Io ho svariati pennelli, tantissimi pennelli, ma sinceramente con questo packaging no, diciamo li ho preferiti tramite tutti, perché veramente ho una vasta scelta di pennelli, vi posso far vedere tantissimi, ma questi che sono, che fanno parte della collezione delle principesse, sinceramente per me sono i migliori, veramente. Allora, prima di tutto il packaging è ottimo. Bellissimo il fatto di essere nero con i disegni tutti dorati, poi la ghiera tutta dorata, è molto molto bello, il pennello è morbido, sapete tutti i pennelli della Essence sono fantastici, ma cioè volete mettere questi pennelli mentre vi truccate, ci sono le principesse, cosa no, sono veramente bellissimi. Poi ci sarà un video apposito perché. Allora, alcuni li ho presi da Maki Beauty e quindi avrete già visto il video, ma questi, gli altri invece li ho presi su Amazon perché su Maki Beauty erano finiti, su Cosmetic for Less pure, quindi li ho presi da un rivenditore Amazon. Poi vi metterò il link e tutto, ma vi farò un video a parte proprio facendovi vedere gli acquisti che ho fatto da Amazon, che sono un bel po', e quindi vi metterò anche pennelli, ma veramente il packaging più bello in assoluto sono questi dei pennelli delle principesse. Poi, quinta, la palette con il packaging particolare. Allora, prima di tutto, già guardandola è un packaging molto particolare, anche la scatola. Poi, aprendola, troverete uno scrigno. Sì, so che alcuni la identificano come un'altra cosa, ma sinceramente a me sembrano quei bauletti che si usavano tanto tempo fa, che io ho con gli angioletti e mi piacciono tantissimo. Io ad esempio all'interno li conservo le borse, sono 5 bauletti, uno è grandissimo, poi va a scendere come misura e io gli metto le borse, quindi a me piace tantissimo. Comunque, mi strapiace, mi piace tantissimo il fatto di essere uno scrigno, perché poi è azzurro, quindi è uno scrigno. Se volevate una specie di, in siciliano si dice tabuto, sarebbe stata cattivondia farlo, cioè non credo a Jeffree Star che è molto colorato e molto giocoso nelle sue cose, l'avrebbe fatto sicuramente cattivondia. Ma comunque, allora, mi piace tantissimo, mi sembra uno scrigno, mi sembra un portagioie e quindi lo adoro sinceramente. Poi i dettagli così mi piace, la decorazione che porta in tutti i lati e poi il fatto di avere anche tipo una specie di vellutino all'interno e qua, non so se si vede, ci sono anche. Sì, certo si chiude. Vediamo se riesco a non accecarvi. Allora, se vedete qua tutta la cornice di questo specchio, vedete gli angioletti? Sono dati gli angioletti. La cornice di questo specchio è tutta disegnata e decorata. A me piace tantissimo con questi ghirigori, queste cose qua. Mi strapiace tanto e infatti come palettina più particolare, diciamo, io preferisco questa. Proprio guardandole perché ce l'ho qui, io preferisco 100 volte questa proprio per il packaging, parliamo soltanto per il packaging. Mi piace tantissimo sia il colore che, diciamo, la forma. Poi, sì. Il rossetto più particolare, con il packaging più particolare, io ho svariati rossetti della MAC, sarebbero i bullet
queste qui semplici, ma sinceramente volevo farvi vedere un bullet molto più particolare che non è molto facile vedere in giro, tra virgolette. E sto parlando sempre di MAC, ma questa volta per questa composizione con Nico Panda. Hanno fatto questo packaging insieme alla MAC e sinceramente questo è un signor packaging, perché sì, sono belli questi qua, i bussolotti normali, però volete mettere il vero packaging con il panda, è molto molto più particolare. Io per quanto riguarda rossetti e cose, sì, ci sono, però sono sempre bullet semplici, non sono. Sto dando un'occhiata perché ce l'ho da questo lato. Io ho da questo lato per quanto riguarda gli occhi e da questo lato per quanto riguarda le labbra. Quindi do un'occhiata e no, sinceramente, di tutta la mia makeup collection, questo di MAC è il mio preferito in assoluto. Mi strapiace, mi piace anche proprio oltre che adoro il colore, sinceramente, ma mi strapiace tantissimo, è veramente è il mio preferito, proprio come packaging e come tutto. Ultima domanda, lo smalto con il packaging che ti colpisce, più particolare. Allora, per quanto riguarda lo smalto, io faccio la ricostruzione, quindi non ho molti smalti. E gli smalti che posseggo sono della Pupa, della Kiko, dell'Essie. E varie, però il packaging è sempre quello semplice, lo smalto normale. Invece, nella box di Pink Panda, che sarebbe questa, ho trovato uno smalto che questa box io poi la regalerò, farò una specie di gioco e la regalerò. Ma di questa box, ovviamente metterò altre cose. Di questa box l'unica cosa che mi ha colpito, che sinceramente ho deciso di tenere, anche perché mi piace tantissimo il packaging, forse perché mio figlio mi ha tartassato di queste cose, io sono cattolica e tutto, però mi piacciono, alcune cose mi piacciono. Sto parlando di questo, che è un teschio a forma di smalto, sinceramente mi piace molto, avrei preferito un illuminante, una cosa del genere che è uno smalto che io non utilizzo, però diciamo è molto molto bello come è fatto. Mi piace molto e lo lascerò qui nella mia makeup collection perché è molto molto carino. Infatti mio figlio mi ha detto, dice mamma questo non lo devi dare, è molto molto bello. Mio figlio è fissato con i teschi, figuratevi che se li vuole anche tatuare, spero di no, perché non mi piace molto i teschi tatuati, però ovviamente la scelta è sua e tutto. Vi chiedo scusa. Vi chiedo enormemente scusa, ma non sto bene, ma ci tenevo così tanto a fare questo video che anche con l'influenza l'ho fatto. Allora, io ringrazio tutte le ragazze del gruppo di WhatsApp che hanno partecipato a questo contest, a questo tag. Ringrazio le amministratrici sia della pagina di Facebook che del gruppo di WhatsApp. Mando un grandissimo bacio ad Antonella d'Azzurro. E sono molto contenta e come vedete anche malata, ma partecipo perché mi piace la vostra compagnia, mi piace il gruppo che è molto affiatato e tutto. Ovviamente troverete tutti i link di tutte le ragazze che partecipano qui giù nell'info box e non vi preoccupate che in questo mese non vi lasceremo sole, ci sarà una piccola sorpresina che vedrete ovviamente in futuro. E niente, che dirvi di più? Se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!